Sempre pianto più di tutti, sempre. E adesso non ci riesco, non mi viene naturale. Che volete? Sapevo che comunque Valerio non mi avrebbe, diciamo, lasciata mai un secondo, cioè avrebbe fatto di tutto perché io ne riuscissi alla grande da questo ruolo, anche perché comunque era il suo film. Qua. Quindi mi sono sentita molto protetta da questo punto di vista. Guardalo, come quando uno bisogna ascoltare per rispondere, guardalo per dire quello che vedi. Con il fiato sul collo anche, perché comunque era un ruolo per me molto impegnativo, molto complesso, e avevo bisogno di tutti i suoi consigli. Quanto sei bella, Cocca. Quando ho visto la notizia ho pensato magari non è lui, magari è uno che ha lo stesso nome. C'è molta gente oggi per salutare Mauro Secondari. Non si è mai visto qui a Nettuno un funerale così pieno di gente? Sì, noi per mettere alla prova il nostro rapporto abbiamo deciso di fare... un film insieme. Non un film, ma un film. Stiamo girando. Azione. Perché forse fare un film insieme è una condivisione grossa di tante cose. Stop, facciamo un'altra. L'uscita fa cagare? No, era bella, l'uscita. Specie un primo film, credo, insomma, per uno come me che poi usa questo mestiere per guarire chissà la cosa, però lo uso. Condoglianze. C'è chi ha visto il film, colleghi miei che hanno detto in ognuno di loro c'era sia il tuo modo di recitare, la tua modo di parlare, quindi voglio dire, è come se avessi sparso, diciamo, i semi dappertutto, così come un matto, come un contadino che coltiva un campo. Poi vediamo se dà i suoi frutti, se l'ha dati, però intanto noi abbiamo seminato, poi. Funerale non piangere. Tu non devi smettere di essere una donna perché ti è morto il marito. Io so chi ha permesso sta stronzata di riaprire subito. Sei stessi che domani si gonfieranno il petto. Che pensano che basta andare in bandiera al funerale per rompere il cazzo come glielo rompiamo noi. L'idea di questo film nasce tantissimi anni fa, quando rimasi colpito da una serie di articoli di giornale e parallelamente di interviste in televisione a donne, sempre a donne che avevano vissuto una tragedia inerente a un incidente sul lavoro, quindi una tragedia inserita in un clima di denuncia sociale, di un certo tipo di dinamiche. Siete anche nelle migliori famiglie, muore sempre il fio sbagliato. A me ne sono morti due di figli, non uno. Mi chiedevo, dicevo, ma questa gente che adesso è sotto i riflettori, le stanno massacrando con domande, interviste, cose, ma riusciranno a stare male come vorrebbero forse, o come nessuno vuole stare male, però come... necessario. Esatto, ecco, perché il dolore poi è una cosa necessaria affrontarlo. E quindi mi è rimasta in testa quella cosa lì per tanto tempo, tanti anni, finché poi una serie di circostanze, l'incontro con uno sceneggiatore, una produzione con cui avevo lavorato su Non essere cattivo, con anche l'incontro con un'attrice, insomma, è diventato tutto realtà. E quindi abbiamo fatto un film con tanti piccoli grandi temi, ma con uno fondamentale, cioè quanto oggi siamo condizionati anche nel vivere le nostre emozioni da contesti che ti fanno pesare a forza o in maniera autentica la tua condizione. Vuoi sapere come sto? Così sto. Quando mi chiedono come sta mamma, devo rispondere mamma ride.